Buon pomeriggio, oggi ci troviamo al lago di Verona. Questo è il paradiso dove vengo a fare tutti i test con Simba, questa fantastica barchetta a energia solare, la mia barchetta che ormai conoscete già da tanto tempo, e soprattutto presentarvi la missione che effettuerò tra 15 giorni esattamente a partire da oggi, che è il 6 di agosto 2022. Con Simba l'anno scorso già mi avete seguito sulla tratta che ho fatto da Valenza fino a Chioggia. L'obiettivo era quello di arrivare fino a Venezia, poi per ovvi motivi ho dovuto abbandonare la missione. Questo mi ha fatto sì da accumulare dell'esperienza che mi ha portato a effettuare alcune piccole modifiche migliorative ovviamente su questa imbarcazione che da 7 anni sto continuando a modificare e migliorare nelle sue prestazioni. Tantissima tecnologia, un impianto fotovoltaico da 1200 watt, un motore da 1,7 cavalli della Baudec, un accumulatore di batterie da 85 ampere 24 volts in corrente continua. Da quest'altra parte abbiamo l'ecoscandaglio, velocità e tutti i dati vari della temperatura dell'acqua, orario e quant'altro. Qua abbiamo altre temperature come ad esempio dell'alimentatore e del motore, temperatura della centralina dei pannelli fotovoltaici, temperatura all'interno del gabbiotto qua dove ci sono tutti i cavi, e questo è un sensore che devo ancora spostare perché mi segna 46,7 e sarebbe la temperatura dell'ambiente, però devo ancora spostarlo e metterlo in una posizione più consona. Qui abbiamo il quadro dell'energia prodotta, energia consumata. Questo è il display per quanto riguarda il reparto motore, quindi amperaggio e consumo attuale in watt. Qui sopra centralina dei pannelli fotovoltaici con tutti i vari parametri, più in su ancora la ricarica wireless per il cellulare, e qua un'ultima plancia ovviamente dove ci sono tutti i comandi, pilota automatico, radio e quant'altro, selezionabili singolarmente con protezione dei fusibili, un accendisigari e doppia presa USB. Qua sotto, non vi ho fatto vedere, ci sono gli switch per vedere le singole celle a che voltaggio sono. Questo è lo smart shunt con i vari parametri della batteria, questo pulsantino qui che sarà quello che mi servirà poi per pescare l'acqua dalla cisterna e farmi la doccia o lavare le stoviglie tramite questo rubinetto. L'acqua la produco da una pompa che c'è là dietro tramite quel flessibile metallo, arriva fin qua, poi ci sarà questo filtro che mi filtrerà l'acqua il 99,9% e tramite questo tubo reintegro dentro la cisterna. L'ultima che ho aggiunto in questo momento ve la faccio vedere, un pannellino solare che riscalda l'acqua tramite una pompa di ricircolo. Adesso manca ancora una coibentazione, comunque questa è la panoramica. All'interno c'è una pompa di ricircolo a circuito chiuso che entra all'interno di questo pannellino solare termico che ho costruito. Anche qua andatevi a vedere il video sulla costruzione di questo pannellino, potete vedere temperatura del pannello in tempo reale, temperatura dell'acqua all'interno della cisterna, temperatura di uscita dal pannello, e questo qua è un sensore che devo ancora inserire qua che sarà la temperatura in ingresso. C'è un bel delta ancora tra la temperatura del pannello e la temperatura dell'acqua che è già quasi a 40 gradi. Partirò con lei da Pavia questa volta per raggiungere Venezia con queste modifiche che ho effettuato. Sarà un'avventura veramente incredibile proprio perché quest'anno con la siccità grave e soprattutto i livelli idrometrici dei fiumi che sono praticamente quasi tutti all'asciutto sarà qualcosa di pazzesco. Voglio raccontare questo viaggio in tutti i dettagli, quindi iscrivetevi al canale, rimanete aggiornati perché ne vedremo delle belle. Questa avventura, come vedete qua dall'adesivo, sarà di 440 km. Io spero di poterla riuscire a portare a termine nel minor tempo possibile, ma soprattutto riuscire a raccontarvi quello che è veramente la vita da fiume, la vita da navigazione fluviale di questo fantastico fiume, perché il Po è veramente un fiume incredibile e la gente che lo naviga ancora di più. Le sue misure sono 4,60 m di lunghezza per 155 cm di larghezza. Questa imbarcazione ci dormirò, quindi avrò tutto il mio equipaggiamento con a bordo lo stretto necessario che mi servirà per mangiare, per dormire, per tutte le esigenze, quindi emergenze varie, e ovviamente con l'esperienza maturata adesso vi porterò con me per farvi vedere cosa mi porterò nello specifico e come si svolgerà questa missione. Bene, eccoci qua, piombati in osservatorio. Ovviamente dalle immagini che state vedendo in questo momento il percorso sarà molto tortuoso e quest'anno, come vi dicevo già dall'inizio, sarà un'impresa veramente pazzesca.
E vi ho portato qua perché voglio spiegarvi anche il dietro le quinte, soprattutto farvi capire come ho organizzato questo viaggio, che già l'anno scorso ho pensato nei minimi dettagli, ma maturando ovviamente dell'esperienza ho modificato qualcosina. Sostanzialmente quello che mi serve è questo. Io ho cercato di rendere tutto più minimalista. In questi quattro scomparti ho tutti i viveri che mi serviranno per gli 8 giorni. Adesso ve li farò vedere nel dettaglio. 8 giorni che potrebbero diventare anche di più, data la situazione veramente critica della navigabilità di questo fiume. Poi ovviamente ho anche le cartine, quindi ci sono tutte nel dettaglio, numeri di telefono, le varie conche, la mappa del percorso, insomma tutto quel che mi serve per poter navigare in tranquillità. Le porzioni giornaliere di cibo che mi devo portare per potermi alimentare, quindi ovviamente assimilare, dare la possibilità di assimilare al mio corpo nel minor tempo possibile delle sostanze nutritive, spesso e volentieri ho optato per delle sostanze liquide, quindi potassio, magnesio, tutte queste cose che mi servono ovviamente per poter andare avanti durante la giornata, proteine, carboidrati. A fine tappa poi ovviamente potrò cucinarmi un pasto vero e proprio perché con tranquillità mi sono portato il mio fornellino dove mi cucinerò della pasta e quant'altro. La cambusa composta da 4 bei cassoni con tutto il necessario e la sopravvivenza che mi servirà per vivere appunto 8 giorni o anche di più in completa autonomia. Un po' di scatolame, verdure, fibre, pesce, diciamo per poter dare energia al mio corpo durante una navigazione sul fiume, quindi sicuramente ho bisogno di parecchie calorie, anche perché non è semplice e comunque bisogna cercare di mantenere sempre, evitare di andare in crisi di fame o quant'altro. Mi sono portato il mio bel fornellino qua per potermi cucinare di sera, quantomeno visto che non navigo, un bel piatto di pasta tramite quel fornellino lì. Qua un po' di bombole di scorta. Là sotto ho l'inverter per poter avere la 220, qua qualche supporto, degli accendini. E qua c'è tutto il pentolame, bicchieri, posate e quant'altro, tutto minimal e ovviamente cavi, cavetti e tutto ciò che mi serve anche per montarvi i video che mi serviranno per raccontarvi questo viaggio. Qua sotto proteine, vitamine per poter avere un apporto di sostanze che mi serviranno anche per diciamo rimanere sempre a mente lucida. Pasta integrale, cracker integrali, il mio bel sacco a pelo, cuscino, teli vari. Qua c'è la tenda che ovviamente come avete visto verrà montata e alloggiata sotto i pannelli. Questo qua è un telo che mi porto in più in caso di temporali o pioggia forte. Poi avrò diverse funi per varie emergenze in caso di utilizzo. Qua c'è il mio drone, qua c'è il mio materassino gonfiabile, battery pack, un'altra confezione con vari cavetti. Qua ci sono le mie proteine, caffè, sale, la mia borraccia, pinze, elica di scorta, non si sa mai, la stazione meteo, lo shaker per le proteine, qua la mia bella caffettiera, una lampada, questo è il display per la stazione meteo. Poi scendendo più in basso abbiamo il pannellino solare termico. Qua ci sono delle varie misure di gomma. Ovviamente questa è quella principale che utilizzerò per farmi la doccia. Qua c'è il mio filtro per filtrare l'acqua. Cassetta del pronto soccorso con tutto l'occorrente. Una cassetta degli attrezzi. Questa è la tanica dove metterò l'acqua calda, ovviamente ben coibentata con lana di roccia, scusate, e ovviamente una bella fodera per poter mantenere tutto ben chiuso. Poi che altro? Questo è quanto sostanzialmente. Ah, poi qua ci sono le mie scarpette in gomma che sono molto utili per camminare sul fondale del fiume in caso di necessità. La pompetta per poter gonfiare materassino. Bene ragazzi, allora detto questo, vi ricordo iscrivetevi sul canale YouTube, cliccate sulla campanellina perché tutta la missione verrà documentata giorno per giorno qua proprio sul canale e poi vi lascerò il link qua sotto in descrizione per iscrivervi al canale Telegram dove aggiornerò praticamente in live ogni singolo evento che capiterà durante la missione, tappa per tappa. Quindi, se volete seguirmi, seguite le istruzioni qua sotto in descrizione. Un abbraccio grande da Simone, è tutto. Ciao!